Traffico causa Pescara a causa della galleria San Silvestro chiusa, come noto per il distacco di una paratia durante il recente nubifragio. Il comune sospende i lavori in Viale Primovere, che torna a doppio senso di circolazione da metà dicembre a metà gennaio. Tutto questo, dice il presidente della Commissione Mobilità Armando Foschi, per dare una boccata di ossigeno agli automobilisti durante il periodo natalizio. Ora la strada è a unico senso di marcia sud-nord, tra qualche giorno tornerà momentaneamente come prima. Allora, l'altro giorno abbiamo portato il problema in commissione, quindi il dirigente ci ha assicurato che tra 7-8 giorni, intorno a metà dicembre, via Primovere verrà riaperto con il doppio senso di marcia. Questo andrà sicuramente ad alleggerire il traffico verso sud, che attualmente è condizionato. Ci sono circa 30.000 macchine che nelle ore di punta escono da Pescara verso Francavilla Ortona, creando il caos più assoluto sulla statale 16. Questo a causa della galleria San Silvestro, che è crollata, attualmente è sotto sequestro da parte della magistratura. I tecnici stanno valutando i tempi e i lavori da effettuare, però prevedo tempi lunghissimi. Il che vuol dire che qui i lavori saranno sospesi. Diciamo da metà dicembre fino a metà gennaio, così durante il periodo natalizio si consentirà al traffico leggero di poter utilizzare Viale Primovere con il doppio senso, senza penalizzare troppo la città e le attività commerciali. Non si può pensare poi a una proroga, perché bisogna rispettare i tempi. Sì, c'è un appalto con i tempi che vanno rispettati. Adesso durante il periodo natalizio l'impresa chiuderà per le ferie e quindi approfitteremo di quel periodo per, come ho già detto, per riaprire con il senso di marcia, col doppio senso. Per quanto riguarda Pescara, una viabilità alternativa c'è? Assolutamente no, qualche collega in commissione ha ipotizzato di percorrere le strade collinari, strada Colle Pineto, verso che poi esce a San Silvestro Spiaggia, ma è una strada che non può sopportare il traffico così intenso, quindi è una ipotesi scartata. Sì, si può ipotizzare l'utilizzo della ferrovia come metropolitana di superficie nel tratto Ortona-Francavilla-Pescara. Qualcuno magari dice uno sconto sul biglietto, oppure magari un'esenzione dal biglietto. Si può chiedere anche l'intervento della regione nei confronti della società Tua e Sangritana, che hanno il trasporto su ferro.